È sempre molto interessante, andando a spulciare le statistiche della Formula 1, realizzare che il Giappone detiene il titolo incontrastato di paese con i piloti più scarsi che abbiano mai corso in Formula 1. Guardando i dati, infatti, vediamo che i piloti giapponesi hanno il peggior rapporto GP percorsi punti ottenuti rispetto alle altre nazioni. Secondo i dati, infatti, i piloti giapponesi di media guadagnano un punto ogni due Gran Premi. Per fare il confronto, il Giappone si trova dietro a nazioni sicuramente più povere come Argentina, Venezuela, Nuova Zelanda e Messico. Oltre a questi dati, però, c'è anche da tenere in conto che il Giappone in Formula 1 ha avuto ben 5 costruttori e 6 motoristi, tra i quali colossi come Honda, Toyota, Yamaha e Subaru. Ovviamente questi dati da soli non rappresentano la realtà dei fatti, ma è indubbio che i piloti giapponesi in Formula 1 non abbiano mai goduto di grande reputazione. E oggi infatti parleremo di uno di quei piloti che si è fatto amare dagli appassionati della Formula 1 proprio per le sue doti di guida non eccezionali e per una sua involontaria propensione a complicarsi la vita da solo. Sedetevi comodi, perché oggi parleremo dell'incredibile carriera di Taki Inoue. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al mio canale, in quanto quasi il 70% di chi guarda i miei video non è un iscritto. E inoltre vi invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram, sulla quale pubblico contenuti inediti. Per il resto, buona visione. La storia di Inoue inizia ovviamente in Giappone. Nasce a Kobe nel 63 e della sua vita prima delle corse si sa poco e niente. Ma comunque, da quello che sono riuscito a ricostruire, Inoue inizia la sua carriera nella Freshman Fuji Series nel 1985. Dopo 2 anni, nel 1987, decide di andare in Inghilterra presso la Jim Russell Racing Academy. Ma Taki, non sapendo molto bene l'inglese, si rende protagonista di un fatto veramente tragicomico. Arrivato in Inghilterra, chiede indicazioni per raggiungere un circuito automobilistico e dopo aver seguito le indicazioni arriva a destinazione. Sì, peccato che quello non fosse un circuito per auto, ma piuttosto per le corse dei cavalli. Insomma, già da questo aneddoto possiamo intuire che Inoue non fosse proprio un fulmine di guerra. Tralasciando le esperienze ippiche, nel 1988 corre una stagione nella Formula Ford britannica col team di David Sears. La stagione non va malissimo e il team gli propone di fare il salto in Formula 3, ma Inoue non ha i soldi necessari e torna in Giappone. Dopo un anno sabbatico torna a correre nel campionato di Formula 3 giapponese, conquistando nei primi 2 anni 0 punti in 12 gare. Nel 92 riesce solo San Luis Come ad accasarsi al Supernova Team, conquistando un ottimo 10° posto in classifica con 5 punti conquistati. Per farvi capire il livello di quel campionato, correvano piloti come Mika Salo e Jacques Villeneuve. Il 93 va ancora meglio e Inoue conquista 6 punti e il 9° posto finale. Dopo questi risultati, il pilota giapponese fa il salto in Formula 3000 per la stagione 1994, sempre con il Supernova Team. La stagione non va benissimo, mentre il suo compagno Vincenzo Sospiri lotta ad ogni gara per la vittoria, Taki non riesce nemmeno a conquistare un singolo punto. Ora, arrivati a questo punto, tutti vi starete sicuramente chiedendo come sia possibile che un pilota del genere possa anche solo sperare di avere una chance di entrare in Formula 1. 31 anni, senza grossi sponsor alle spalle e con un curriculum decisamente mediocre. Beh, la risposta è che non ne ho la minima idea. Seriamente, non c'è nessun motivo plausibile per il quale Taki Inoue sia riuscito a presentarsi al Gran Premio del Giappone del 1994. Anche se ho elaborato una mia teoria. Andando a spulciare la carriera dei vari piloti giapponesi, ho notato un pattern ricorrente, ovvero che quasi la metà dei piloti giapponesi che hanno corso in Formula 1 hanno debuttato su circuiti giapponesi. E quindi, non è che magari gli organizzatori del Gran Premio hanno pagato la gara di Inoue? Io la butto lì. Comunque, come anticipato, nel 1994 in Giappone Inoue riesce a salire sul sedile della non proprio competitiva Simtek e il suo esordio, come tutta la sua carriera d'altro canto, non è proprio incredibile. In qualifica è ultimo a 3 secondi dal compagno di squadra e in gara si ritira dopo soli 3 giri a causa dell'aquaplaning. Conclusa questa breve esperienza in Formula 1, però, inspiegabilmente Inoue riesce a trovare un grosso sponsor, la Unimat, e proprio grazie al supporto finanziario della Unimat riesce a comprarsi il sedile della Footwork, che caso strano in quegli anni era di proprietà di un ricco imprenditore giapponese, così per dire. Comunque, Inoue si presenta alla stagione 95 più determinato che mai, pronto a smentire le male lingue. In Brasile Inoue si classifica 21esimo a 3 secondi dal compagno di squadra. Fa una gara dignitosa fino a che il suo motore non decide di prendere fuoco mentre si trovava in 12esima posizione. In Argentina invece torna immediatamente coi piedi per terra, classificandosi ultimo in qualifica 10 interminabili secondi dal compagno di squadra, per poi ritirarsi dopo 40 giri mentre era in 14esima posizione. A Imola la gara per Inoue dura solo 12 giri per via di un test a coda e in Spagna si ritira per colpa di un problema alla trasmissione. Arrivati a Monaco invece Inoue viene coinvolto in un assurdo incidente in prova. Durante le prove la footwork di Inoue si rompe fermandosi in mezzo alla pista. Arriva al carro attrezzi e Taki ha la geniale idea di rimanere in macchina con le cinture slacciate per farsi scarossare i box, ma inaspettatamente la safety car tampona il carro attrezzi facendo ribaltare la vettura trainata da Inoue.
Fortunatamente il pilota ne uscirà illeso, potendo disputare la gara che, come al solito, si concluderà anzitempo per problemi tecnici, mentre si trovava nelle retrovie. In Canada invece Inoue, dopo una qualifica disastrosa dove viene sopravanzato da entrambe le Pacific, in gara non fa errori e riesce a tagliare il traguardo per la prima volta nella sua carriera in nona posizione. Beh dai, non male direte voi. Sì, peccato che fosse arrivato ultimo, a due giri dal primo, doppiato dalla Minardi di Badoer, ottava, e nel mentre il suo compagno era arrivato a punti. Vabbè, comunque questo risultato non sarà stato un caso, vedrete che in Francia si riconfermerà. E infatti Albia butta fuori il suo connazionale Katayama e si ritira. Dopo la Francia, in Gran Bretagna avvengono cambiamenti in casa Footwear. Morbidelli, che fino a quel momento aveva bastonato Inoue in ogni singola sessione, viene licenziato per chiamare il pagante Max Papis. Tacchi ha così l'occasione per diventare il pilota di punta, ma inaspettatamente riesce a farsi dare un secondo in qualifica dal pilota italiano, che sopravanzerà il pilota giapponese in qualifica. Per la cronaca, su 7 gare corse da Papis, in 4 di esse farà segnare tempi migliori del giapponese in qualifica. Passata senza troppi patemi la gara in Germania, con un altro ritiro, si arriva al momento che tutti voi stavate aspettando. In Ungheria, infatti, dopo l'ennesima rottura del motore, Inoue accosta sull'erba, scendendo dalla macchina che sta prendendo fuoco. Tuttavia, Taki, essendosi dimenticato il volante dentro la vettura, torna indietro, ma è a quel momento che la safety car lo investe, e Taki cade a terra, dolorante. A questo punto Inoue sarebbe dovuto andare in ospedale, appunto sarebbe, perché Charlie Whiting non ha la minima intenzione di chiamare un elicottero, in quanto avrebbe comportato la sospensione della gara. Il povero Inoue, ferito e dolorante, dovrà aspettare la fine della gara per essere trasportato in ospedale. Ma potevano finire qui le disgrazie? Neanche per idea. Infatti, arrivato in ospedale, si troverà di fronte alla richiesta di pagamento anticipato per le cure con carta di credito. Carta di credito che ovviamente era rimasta in circuito. Inoue racconterà in seguito che l'ospedale nei successivi 2 anni ha costantemente inviato fatture per farsi pagare le cure. Superata la brutta esperienza ungherese, la stagione per Inoue migliora leggermente, riuscendo a finire ben 3 Gran Premi consecutivamente, distinguendosi soprattutto per la sua totale incapacità nel farsi doppiare. Le ultime gare della stagione per Taki però non riservano grandi sorprese, col pilota giapponese che riuscirà a terminare solo la gara di Suzuka, ovviamente in ultima posizione. A fine stagione Taki Inoue ha collezionato 12 ritiri, 5 gare terminate, 0 punti conquistati e la bellezza di 0 sorpassi in gara. Ovviamente, come ci si sarebbe potuti aspettare, la Footwork non rinnoverà il contratto di Inoue, che tuttavia, grazie ai suoi sponsor, riuscirà a trovare un accordo con Minardi. Sembra fatta, ma fortunatamente per Giancarlo, la Unimat ritirerà il proprio sostegno economico, facendo saltare il contratto con la Minardi. Taki cercherà invano di trovare un accordo con Tyrrell e Sauber, ma ovviamente non se ne farà nulla. A inizio 96 troverà un sedile nel campionato GT internazionale, ma stranamente non prenderà parte a nessun Gran Premio, molto probabilmente per colpa di ennesime difficoltà economiche. Dopo il 96 sparirà dal mondo delle competizioni, fino al 2004, dove ritornerà a correre nel campionato GT giapponese, nel quale, manco a dirlo, farà male ritirandosi definitivamente nel 2008. Finisce così la mirabolante carriera di Taki Inoue, un pilota che, nonostante sia stato forse uno dei peggiori piloti ad aver mai corso in Formula 1, è rimasto nei cuori degli appassionati di questo sport grazie alle sue incredibili disavventure per via della sua sincerità disarmante. Inoue infatti ha sempre ammesso di non essere un pilota adatto alla Formula 1 e negli anni ha rilasciato dichiarazioni nelle quali traspare un'onestà intellettuale che gli fa onore. Vorrei chiudere infatti invitandovi a seguire il profilo Twitter di Inoue e riportarvi un aneddoto emblema della carriera del pilota giapponese, parlando della sua footwork. Infatti dopo anni dichiarerà alla stampa: la macchina non era difficile, non c'era nessun cambio al volante, però non appena ci si abitua ai freni in carbonio è molto facile da usare, forse perché guidavo molto lentamente. Da Formula 1 Legends è tutto, grazie della visione.